Per il quarto anno consecutivo saranno Junior Fasano e Loacker Wolfsbank Bolzano a contendersi lo scudetto maschile della paramano italiana. Basterebbe questo dato da solo per dire ciò che queste due formazioni rappresentano al momento in Italia. Dominio assoluto e incontrastato di chi si è diviso tutto nelle ultime tre stagioni e lo farà anche quest'anno. Che quelle di Fasano e Bolzano siano regioni floride abituate a vincere lo dice un altro dato significativo. Da 15 anni a trionfare in campionato è una squadra pugliese o altoatesina. Sarà così anche stavolta, a poche settimane da una finale di Coppa Italia vinta di misura da Radovcic e compagni, che ha regalato grandissime emozioni. Sabato alla palestra Zizzi di Fasano c'è gara 1 con pronti via alle 19:30 live streaming sul sito www.pallamano.tv. Vietato sbagliare, dunque lo sanno bene i tecnici delle due squadre, Francesco Ancona e Alessandro Fusina, entrambi concentrati sul preparare al meglio la sfida. Ormai è la finale per eccellenza, ci siamo incontrati circa un mese fa, finale di Coppa Italia, è stata una partita molto dura come lo sono state del resto tutte le altre finali che abbiamo giocato. Ci stiamo preparando al meglio per questa partita, e perché siamo convinti che possiamo farcela solo se ci mettiamo il 100% in tutte e due le gare. Siamo arrivati al momento clou di tutta la stagione. E noi come società di Bolzano siamo riusciti a raggiungere questa ennesima finale scudetto, la nostra sesta consecutiva, quarta proprio contro gli eterni rivali di Fasano, e spero e mi auguro che sia una serie di finale bella, vincente. Le premesse ci sono tutte, perché abbiamo giocato proprio poco tempo fa una finale di Coppa Italia sempre contro Fasano, vinta da loro. E speriamo e ci auguriamo di cambiare un po' la tendenza e il trend, vincendo noi, cercando di scucire lo scudetto dalla maglia del Fasano.